Le imprese innovative nascono a Napoli. La prima settimana di lavori per i 40 progetti scelti col bando Vulcanicamente si è conclusa con un incontro pubblico alla stazione marittima, cui ha preso parte Ben Casnoca, giovane imprenditore americano ritenuto una delle più carismatiche figure nel mondo di Internet, esperto di reti e di start-up d'impresa. Alla presentazione della giornata hanno partecipato il console americano Donald Moore, il sindaco Luigi De Magistris, l'assessore allo sviluppo Marco Esposito, lo studioso di culture digitali Alex Giordano. Questa di Vulcanicamente credo sarà un'esperienza che segnerà il futuro di Napoli, perché qui nasceranno alcune imprese straordinarie, altri si saranno messi alla prova e magari dopo, grazie a questa esperienza, magari non felicissima all'inizio, avranno l'opportunità di fare molto altro. Cioè, aperti a tutti, qualunque tipo di idea, qualunque residenza, qualunque titolo di studio. Moltissime persone si sono messe alla prova e tanti altri hanno capito che il comune mette a disposizione di tutti almeno una opportunità. Ma ci sono 40 imprese che potrebbero nascere, che stanno lì, diciamo, sulla pentola che più o meno bolle. E mi auguro che alla fine ce ne siano 7-8 che prenderanno il volo. Noi anche in un momento di crisi dobbiamo fare sforzi importanti, anche con questo bilancio noi metteremo un po' di risorse proprio per il microcredito e l'autoimprenditorialità. L'autoimprenditorialità si alimenta con le idee girano velocemente attraverso internet, attraverso i social network. Quindi una relazione tra democrazia partecipativa, idee, impresa, e noi abbiamo già esperienze importanti, alcune anche supportate al Comune di Napoli, nell'area orientale, nell'area nord, nell'area occidentale. Vulcanicamente si concluderà con la selezione delle migliori 6 idee di impresa che parteciperanno a uno stage presso importanti realtà internazionali come la Silicon Valley.